ne ho vista più di una. Ci sono tante canne di bambù. Wow! Madonna santa! Giuro che ti ho visto andare via! Ti fai quelle! È più alta di me! Cioè, se no, secondo me sono per fare gli angoli del coso. Vale, la sto tenendo lì, non succede niente. Questa è la novità di questo martedì. Io ora mi metto a studiare un po' di allenamenti da filmare per i prossimi mesi di Bloom. Quindi c'è la fase di registrazione, ma anche la fase di studio, perché sono tutti allenamenti che pretesto, prescrivo e fanno tutti parte di una programmazione. Quindi oggi è studio con il mio quadernino dove mi appunto tutto. Questo l'ho scelto perché lui osserva. E basta. Studio gli allenamenti gambe. Yes. In più mi è anche venuto il ciclo, quindi oggi di registrare proprio voglia zero. Oh yeah. San Valentino. Ah, e festeggiamole un po' queste coppie. Oggi è una giornata molto green. Festeggiamo un po' queste coppie, via. Che belli. Ti senti romantico? Perché? Non lo so. Ti vedo romantico. Ah. Vuol dire gli altri giorni non mi vedi romantico. Beh, non così. Dopo 10 anni celebriamo. No, questo è il nono. No, questo è il decimo. Caro no. Caro mio, questo è il decimo. No! Ancora non ci conoscevamo. È il nono. No. No. Sì. Il decimo, mi sono diplomato nel 2013 e soprattutto la sveva è a febbraio. Sì, ho capito che questo è il nono, ma si sta correndo. Questo è il nono San Valentino insieme. Ah, vabbè, sì, ho capito, ma io intendevo 10 anni di. No, ma il decimo anno. Ma chi se ne frega, San Valentino non fa testo. San Valentino. Il decimo anno è da maggio. Sì, ma quello è un dato di fatto, ma si va per il decimo, cioè si sta finendo il nono. Vabbè. Si festeggerà il decimo. Quindi non è il decimo, è il nono. Vedo, ma ci picchiamo anche quando ho fatto le frutte.
di oggi pomeriggio trovare il sottovaso per la pianta, perché stando sul legno, a parte che serve a prescindere, e poi stando sul legno non voglio distruggere il parquet, quindi e poi comunque voglio trovare, vi metto qua un'idea di coprivaso che ho in mente, devo trovarlo per renderlo ancora più chic e cozy e casa vaniglia. Sì, però intanto c'è stato un grande upgrade della location, devo dire che la pianta fa veramente tutto, e quella l'ho spostata perché ci tengo quella pianta, è il regalo che mi hanno fatto le mie amiche, l'ho spostata accanto allo specchio in camera per rendere anche quello più carino. Senti, secondo me Jimmy bisogna optare per questo. Capisco che è di un colore diverso, ti turba. Cosa? Trovati. Che meraviglia questi vasi di terracotta. Non ci sono le indicazioni per la misura. Io ho misurato il diametro in alto. No, sì, il diametro in alto di 40, però questa è la parte in basso ed è più stretta. Quindi, siccome ho misurato la circonferenza, Jimmy sta facendo i calcoli. Stai facendo i calcoli? Stai cercando su Google? Sto facendo 100 diviso pi greco 31,8. No, non è raggio per raggio, no, è raggio alla seconda, è giusto, cioè, hai fatto bene, quindi bisogna fare la radice quadrata. Sei sicuro che la circonferenza sia raggio per 3,14? Non ne sono sicuro, ma mi ricordo di sì. 32, va bene 15, 35 voglio dire, sto dando i numeri, 35 ce l'hai da 35. L'avevo detto, no, io no, ce l'abbiamo fatta, ce l'ho avuto mezz'ora, vai, secondo me non sarà giusto, secondo me è troppo piccolo. Cena di San Valentino, niente di che, ma è un buon motivo per festeggiare e festeggiarci, quindi sto preparando la parmigiana di melanzane my way, quindi molto easy, melanzane cotte al forno a torretta con passata di pomodoro condita e mozzarella filante e basta, pane e tanto amore, tanto amore e vino. Scusa, ridere. Senti, sei tu che vuoi fare questa, no! Perché Jimmy vuol fare questa cena non solo così, ma anche per terra con il cestino da picnic, so che ho ricevuto questo. Sì, ci arriviamo per terra, ci arriviamo di sicuro. Se ci rialziamo non lo so. Col cestino da picnic che abbiamo in casa. Sfruttiamo la scusa. Quindi della non è che tu, cioè, sei tu quello più coccoloso questa sera. Sì, va bene, ma mi fa ridere. E basta, quindi dai, cucina. Io, sì, e tu apri il vino, vai. Dai, che devo fare? Cosa devo tagliare? Apri il vino. Di che davvero, non hai altri, non hai altri. Bene, a posto, perché io ho tagliato le melanzane e vi volevo far vedere questo tagliere. Tagliere di coro, di legno, super super carino, ma la particolarità è che ha queste vaschette laterali per accogliere l'immondizia, cioè quello che si taglia. Si butta dentro, si chiude così che si mantiene il piano pulito e non bisogna continuare a fare destra e sinistra se non si ha il pattume sotto, essenzialmente. Quindi veramente bellissimo, sezione non food, stupendo. C'è anche di qua. Hai visto lo fatto? Fatto pop! Mi sono persino cambiata, oggi veramente making an effort, ma è successo in 9 anni. Stiamo veramente diventando ok. Come pane lo facciamo grigliato, super consigliata la spoletta delle Ande Grande dell'Esselunga, che è pane e cereali con farina di quinoa e amaranto, la nostra preferita, buonissima veramente. Ora inizio a aver fame, però facciamo l'assemblaggio, lo facciamo carino. Solitamente io facevo dei tipo robe molto così, ora oggi voglio provare a fare delle torrette, vediamo. Sento all'uno.
Forse ho esagerato. Oddio. Quanto manca? Anche a infornare? Direi che si può andare. Abbiamo preparato in 2 ore una ricetta e si prepara in 5 minuti. E in forno finché non si scioglie tutto, perché tanto è tutto cotto, quindi giusto per scaldare il formaggio e farlo filare. Grazie, beh, ma dai, carino. Mamma, buoni. Però ogni vino non è capitato. Magari sì, qui un po' sì. Grazie, Jimmy. Prego. Ma soprattutto. E da oggi lo volevo fare. Grazie. Beh, mi stanno bene, devo dire. Carina, sono perfettamente in linea col tuo vestito. Perfetto.